importante impegno e soprattutto testimonianza, la testimonianza di un valore che oggi è sopravvalutato e sottovalutato, diverse prospettive, ma non dobbiamo stancarci invece di promuovere la cultura del dono. E noi preghiamo per loro che sono in prima fila, ma in prima linea, ma noi vogliamo essere con loro e loro con noi perché possiamo crescere e possiamo crescere, far crescere anche la nostra comunità, le nostre comunità. Con questa intenzione che diventa Eucaristia, continuiamo la nostra celebrazione. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio Padre di eterna misericordia, fa che si convertano a te i nostri cuori perché nella ricerca dell'unico bene necessario e nelle opere di carità fraterna siamo sempre consacrati alla tua luce per Cristo, nostro Signore. Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre.
suo celeste. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Rimanendo in piedi, continuiamo a pregare Dio, a chiedere la grazia dal cielo, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore.
memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare di Antonietta, Antonio, Francesco e di tutti i nostri fratelli Aio che sono passati a miglior vita. Ammettili a godere la luce del tuo mondo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, beati gli invitati alla mensa del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
hai sacrificato tuo figlio per la salvezza dell'umanità. Tu che hai fatto l'uomo libero, aiutami a liberarmi dall'egoismo e a donare ai fratelli sofferenti un po' della vita che mi hai dato. Fa che una parte del mio corpo possa rendere felici altre persone, colpite da malattie e bisognosi di trapianto d'organi e sangue. Signore Dio di giustizia e di misericordia, dammi la gioia di donarmi come ha fatto tuo figlio in croce, perché possa rendere utile al prossimo, nel diffondere nel mondo la solidarietà del dono, la speranza e la pace. Amen. Ne approfitto nel contesto liturgico che stiamo vivendo nel salutare fraternamente tutti voi che avete responsabilità in questo gruppo arido provinciale. E saluto, vi ripeto, nel contesto liturgico perché invoco insieme a tutta la comunità, come dicevo, nella bonizia, in questa celebrazione, di grazia dal cielo, perché possiate essere sempre all'altezza della testimonianza a cui siete chiamati. Ho visto che c'è forse anche il relatore, il medico, il dottore, beh, il signor no. Ma comunque ci vedremo fra poco alla sala delle conferenze, ci sarà questo convegno interessantissimo, per cui non posso che ringraziare Franco Cale, il professor Franco Cale, il gruppo di Cotroneo, perché ogni anno volete iniziare da qui per poi non riflettere. È importante perché la Chiesa, la comunità cristiana non può non mettersi a disposizione e creare sinergia con le associazioni presenti sul territorio, perché come dice il Santo Padre siamo sulla stessa barca e dobbiamo remare tutti verso, per cui il valore della donazione è un valore che va continuamente attenzionato e soprattutto testimoniato, per cui io vi ringrazio personalmente, lo dirò anche fra poco via la sala delle conferenze, per la testimonianza che date. Sapete, ma lo sapete già, che da parte della comunità avete sempre, no, la massima disponibilità, perché vi ripeto, è importante che la nostra comunità cresca con questi valori, soprattutto i valori della donazione. Promuovere i valori significa essere culturalmente al passo con i tempi. Una comunità che non è sensibile a questi valori è una comunità che non cresce. E la preoccupazione è che le comunità cristiane vivono in rendita e non possiamo più permetterci. Dobbiamo essere promotori di valori, dobbiamo metterci in moto, non possiamo più coltivare un cristianesimo attendista, ma dobbiamo essere nella presenza significativa nel territorio. Sapete perché? Non tanto per una smania di azione o per un'ansia da prestazione, perché se noi non viviamo quello che celebriamo, vi posso assicurare che non ha valore. E la paura più grande per chi celebra è che il mistero che è così grande noi lo sottovalutiamo, perché non diventa pelle della nostra pelle, non diventa intelligenza, non diventa saper fare, non diventa idee concettuali. Ecco perché il Signore non ci raccomanda questo: andate, io vi precederò. Per cui ricordatevi, come dicevano la famosa messa in latino, io fra poco una messa infinita, che è un modo di dire sbagliatissimo, ma anticamente si diceva iter, missa est, andate, la messa incomincia da quella porta. Ecco perché noi saremo a fianco dell'Aido, dell'Avis, di tutte le associazioni che si impegnano nel loro piccolo a coltivare questi valori. E come noi diamo disponibilità, la Chiesa vi chiede disponibilità, quindi con questo osmosi di collaborazione. Per cui fra poco tutta la comunità è invitata alla sala delle conferenze per questo convegno. Preghiamo. Non manchi mai la tua benevolenza, Signore, a coloro che nutri con questi santi misteri, e poiché ci hai accolti alla scuola della tua sapienza, continua ad assisterci con il tuo paterno aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.